Hai cominciato il tuo approccio con la musica? Questa è una delle domande più difficili che vengono sempre poste. Diciamo che forse sono nato con la musica, non, non c'è una data precisa, non riesco a collocarla. Da piccola avevo questa grande passione, cercavo di tirare fuori un suono da qualsiasi cosa mi capitasse fra le mani, cosa strana, dalle pentole della nonna fino che è arrivato il sogno del primo buon Bontempi, non so se vi ricordate quelle certo, piccole tastierine certo, propedeutiche certo. che hanno fatto veramente del bene la musica in Italia, quelle cose lì. E poi finalmente il primo pianoforte, però la mia, la mia idea fissa rimanevano sempre gli strumenti a fiato. Ecco. E, e, e quindi l'approccio al sassofono è stato spontaneo l'approccio di... al sassofono è stato molto spontaneo perché l'estate io trascorrevo le ferie a Corciano e come in tutti i paesi dell'Umbria di quei tempi c'era una banda molto molto attiva, quindi vedevo tutti i miei amici che suonavano in banda. Ecco, un'altra cosa molto utile alla musica è stata quella delle bande. E continua è ci è ad impegno, essere tuttora. vorrebbe un impegno band. proprio veramente da parte di tutti perché le bande non morissero, anzi perché aumentassero. Perché comunque è un momento per i giovani di socializzare, di misurarsi con gli altri, di capire quanto è importante collaborare con gli altri per, per riuscire a realizzare il progetto musicale che, certo. che sia in comune in quel momento. Quindi penso che oltre che un fattore musicale sia anche proprio un discorso di educazione proprio civica e culturale. Certo. Perché no? Quindi, dopo la banda, uh, progressivamente. Dopo la banda mi sono sei... avvicinato al sassofono, perché ho sentito il suono e praticamente mi ha, mi ha rapito. E mio padre disse: Guarda, tu puoi fare quello che vuoi, purché tu lo faccia seriamente. Sempre. Quindi, se vuoi imparare uno strumento, vai in conservatorio, queste cose. E ho avuto la grande fortuna che proprio nell'anno in cui ho deciso di suonare questo strumento. Hanno aperto la prima cattedra di sassofono, la seconda in Italia, al la Morlacchi. prima a Perugia con Alfio Galigani al Conservatorio Morlacchi a Perugia. Quindi sono stato fra l'infornata dei primi allievi del maestro Galigani. Anche sì. questo primato. Oltre... No, no, non è un primato, è una fortuna invece. <ride> Oltre a tutta una serie, diciamo, di eh, premi, di eh, riconoscimenti alle tue qualità musicali che sono arrivate nel corso eh, degli anni. Eh, ol... Non voglio, non voglio parlare anzi me lo riservo per dopo ma ce ne puoi eh, non voglio parlare della tua eh, s, de, della sensazione che dai con, quando suoni vale a dire di una persona che eh, impiega tutto se stesso veramente in quello che sta facendo in quel momento questa, poi ne parliamo okay. e intanto, intanto ci, ci elenchi qualcosa su cui stai lavorando qualche ultimo premio qualche ultima eh, so, eh, non so se sono antipatico a, a <ride> no, Claudio oh, se eh, no no ma allora, tanto per dare il contrario un idea, di quello che si è sempre detto di me no? ah, Francesco è tanto si sa le chiacchiere che girano un po' in questa nostra città purtroppo no? Francesco è ingasato. È un io ho sempre odiato parlare di me infatti come vedi tu mi chiedi certe cose no no ma io te le devo tirar certo. fuori con, la, con le mole e vorrei che eh, qual chi ci ascolta e chi ci vede sì. si rendesse eh, un minimo conto anche della statura del personaggio voglio dire e eh, queste sono cose che aiutano magari a capire certo, no? la statura 1,81 <ride> <ride> è un massimo con molti chili di meno per fortuna e, no dunque mh, Cerco di svolgere sempre la mia attività nel massimo rispetto della fortuna che ho avuto, cioè quella di poter fare il musicista, di vivere della mia più grande passione. E è una cosa, secondo me, è la realizzazione di una vita. C'è quel vecchio proverbio che dice: scopri la tua passione, fanno la tua professione e sarai felice. E io già ho avuto questa. Immensa fortuna, quindi diciamo che per me alla fine i sacrifici, tutte le ore a, che devi dedicare a, alla musica, non solo allo strumento, alla musica, diventano forse quasi un piacere. Certe volte, qualche volta pesano, però mh, si va sempre avanti e così. Mm, diciamo, sono stato sempre uno molto curioso, quindi non ho mai tralasciato l'aspetto dello studio della musica. certo quindi dal diploma del sassofono sono passato allo studio del clarinetto, del flauto, la composizione, direzione d'orchestra, queste cose qui. E ultimamente sono arrivati poi i, i vari riconoscimenti importanti per fortuna. Ecco, tipo, del Beh, tipo al okay. di là delle collaborazioni illustre che tu hai avuto con Gloria sì. Gaynor, ad esempio per non parlare di Gino Vannelli, no? sì. eh, vabbè, eh. Vabbè. <ride> <ride> che non mi sembra eh, cosa da poco. Sì. Però poi eh, stai la so che stai lavorando ad esempio con un'orchestra di Sole Ottoni al momento. Al momento uh, il particolare progetto in cui sono impegnato è una... Un arrangiamento delle quattro stagioni di Vivaldi in chiave jazzistica per ensemble d'ottoni e sezione ritmica, quindi contrabbasso, pianoforte e batteria. Che suoneremo con ormai mio fratello Andrea Fanelli il primo giugno uh, a Modena, eh, nell'importantissimo festival che il Conservatorio Tonelli lì comunque propone ogni anno. E ho avuto l'onore di essere invitato. Cioè, ho visto gli altri nomi quasi e ho detto: Mamma mia, allora veramente qualcosa di buono ho fatto perché insomma, il festival è un cartellone nutritissimo, molto, molto importante. Ma soprattutto, non tralascio quella cosa che è lavorare con i giovani, che forse è la cosa che adoro di più perché trovo un entusiasmo, una voglia di fare che spesso eh, i nostri musicisti professionisti o non hanno più o non dedicano il tempo giusto a che, di cui la musica avrebbe bisogno perché comunque presi da 200 progetti, 200 cose, i giovani ti rispondono in maniera differente, cioè sanno come se quella lì fosse l'occasione della vita, quindi proprio trovi questo entusiasmo che poi ti si trasmette e quindi escono fuori sempre dei concerti, veramente, a prescindere dal livello tecnico, ma comunque emozionalmente a un livello mostruoso di coinvolgimento del pubblico, del, della voglia di... Del, fare musica in quel momento del piacere, cioè diventa tutta una cosa totalmente differente. Per non aprire il capitolo della Rai eh, perché ah. avresti, secondo me, no, non lo so, eh, potremmo stare qui giorni interi a parlare delle tue esperienze come primo sassofono in Rai. Insomma. Beh, sì, è, è stata un'esperienza fondamentale per me perché quando eh, fra virgolette <ride> strappato da Perugia a 21 anni mi sono trovato a contatto con quei personaggi che fino alla sera prima guardavo in televisione ammiravo, tipo Quarto Maltoni, Sal Genovese, e mi sono trovati seduti vicino. Insomma, dici, oddio, <ride> che succede adesso? E poi arrivare a contatto con quelli che sono stati, secondo me, i, i grandi mostri della musica italiana: da Armando Trovajoli, Gianni Ferrio, Bruno Canfora, eh, Rizzo Ortolani. Po' con tutti. Nomi illustri della sì, musica italiana. Fra cui ecco poi con Bruno Canfora ci legava proprio un'amicizia vera, stretta. Addirittura mi ricordo che a Bruno fu consegnato un premio in una città delle Marche e da una fondazione, una cosa, una vita per la musica, queste cose qui. E addirittura mi fece veramente molto, molto piacere perché Bruno mi disse: Guarda. Francesco io non ce la faccio ad andare perché non sto bene e mandò me a ritirare il premio a nome suo, quindi proprio ha fatto no oh, tu sei sempre collaborato con me ste cose, vai tu, vai tu perché è uguale. Insomma. <ride> eh, insomma bella cosa che poi tra l'altro Bruno ha concluso l'ultimo periodo della sua vita vivendo qui vicino a Perugia perché eh, Bruno abitava a Chiegaro quindi proprio maestro Canfora, eh, sarebbe più giusto dire, ma per me c'è un'affezione proprio eterna con quella persona lì, perché io devo veramente tantissimo, è quello che mi ha dato fiducia come arrangiatore, mi ha dato fiducia come compositore, mi ha trasferito veramente forse il 100% del suo sapere in fatto di partiture, le cose, tutto quanto, e penso che quello sia l'insegnamento più importante che si possa dare a un giovane, quando tu insegni il singolo esercizio, la cosa è un insegnamento sterile, Inizio, cioè tu praticamente porti l'allievo a riprodurre delle note, ma non gli fai capire il valore dei suoni, è. è ben differente. Uh, Bruno invece mi ha fatto capire tantissime altre cose che diceva, ah, vedi non è importante che tu riempa la partitura, ma è importantissimo riempire i silenzi quando serve. Certo. È già una lezione del genere, uno che poi torna a casa piano piano, sta lì e studia, riempire i silenzi quando serve. Allora quando c'è un cantante che canta, scrivi un arrangiamento che sia complementare al testo, che descriva il testo, ma che non vada mai sopra il cantante. Certo. E me ne sono reso conto che in una notte praticamente io scrivevo, prima che impiegavo 8-10 ore per scrivere l'arrangiamento, in un'ora e mezza, due ore finivo tutto perché praticamente togliamo il 70% e ho capito l'inutilità spesso di tutto quello che, che facevo prima. Grazie Bruno, perché magari altri maestri avrebbero detto guarda qui sarebbe meglio 2000 parole, 2000 cose, invece lui è proprio il dono della sintesi. E quando ha si fatto sa... tutto illuminato in illuminato, Einstein, Einstein diceva: Se non riesci a spiegare semplicemente una cosa complessa è perché non l'hai studiata bene. <ride> cioè. E si vede che Bruno Canfro l'ha studiata veramente <ride> molto bene. Sì, sì, sì. E naturalmente, Rai significa anche Sanremo. No? Quindi sì. eh, ci vuoi raccontare qualche. Sicuramente avrai qualche piccolo aneddoto da, da, da raccontarci da, da Sanremo. Non so, una cosa eh, che ti viene in mente, quanti? appunto, non quanti? lo so, appunto ma ce ne sarebbero tanti alcune piacevoli alcune no non lo Beh, so naturalmente cioè, uh, per esempio dalla cosa bestiale della litigata che ci fu fra la povera Mimì Martini e Loredana Bertè che rimanemmo tutti inchiodati sulle sedie con queste due pazze che litigavano noi che dovevamo andare a cena perché poi ci ricominciava il turno di notte e queste due che si presero a parolacce perché uh, Loredana era arrivata tardi alle prove quindi eh, aveva imposto all'orchestra di provare ancora quindi vabbè via una mano così è Mimì che si arrabbiò con la bestia non se ne approfitt professionista una cosa e da lì proprio partì una di quelle che avanti proprio e poi ne sono successe tante, c'è cioè gente che all'ultimo momento gli è funzionato il microfono, cioè che lì chi lo vede da spettatore dice "Ah, ma che succede?" e passa. Certo. Ma non riescono a capire il panico, il panico, che il panico totale che si crea in studio <ride> quando solamente c'è uno che deve prendere il microfono e te lo deve portare in scena. <ride> c'è anche quella cosa lì. Mm, oppure, che ne so, è successo spesso che una volta ci fu richiesto di suonare, ma non dico adesso in quale produzione o meno, perché non sarebbe carino. Un noto maestro si era sbagliato con gli stacchi della prevazione del Festival di Sanremo. Quindi arriva un secondo ex non si riesce a capire come tanto, e questo al volo chiama lo stacco e fa ragazzi, 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 stacco, e eh, non posso <ride> dire il titolo perché se si riconosce, ok? Stacco e mezzo orchestra dice ma questo che fa? Una cosa, questo dall'attacco partono 4-5 persone, altri provano a seguire sta cosa. È successo in 5 secondi l'inenarrabile di tutto, è stato chiuso con colpo le una cosa al volo che non sappiamo più neanche che se sei, e senti questa orchestra che si sgretola, poi qualcuno che prova ad andare avanti per, per sperando di essere nel giusto e tu senti questa cosa e pop 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 sta, uh, boom, stacco vincitore di Sanremo. E lì successe veramente il finimondo perché cioè, mi ha chiesto schifo, cosa, e fece il giro del mondo per, in e 80 secondi. Guarda, queste cose qui perché così. Sì, eh, può succedere di tutto. Adesso è il bello faccia... della diretta. Eh sì, sì, il bello è anche il brutto della diretta, no? cioè, il, il, il fatto che eh, ci siano questi momenti che poi però vengono affrontati anche abbastanza agevolmente, voglio dire, da, visti dall'esterno mm. se, sembra che poi siano insignificanti questi momenti, eh, sì. eh, visti dall'interno invece come dicevi tu hanno questa valenza proprio di creare il, il panico più assoluto. Sì, perché finché non riprendi il filo del discorso della sì, certo. cosa rischi veramente una qualsiasi brutta figura. Adesso ti chiedo ti faccio un, ti chiedo anzi una cosa, vale a dire eh, tra i mille brani eh, che ti sono capitati nella tua vita, che hai elaborato, riarrangiato, eh, suonato, reinterpretato, eh, su cui hai improvvisato. Sì. Sono scene uno. <ride> Ma piccolo, corto, se no saremo qui altre due ore. <ride> ok. suonato stardust la strofa all'inizio di stardust è un brano a cui sono molto legato perché lo suonava sempre il mio maestro alfio galigani con la perugia big band è ah, stato sì. appunto il primo impatto che ho avuto con un sassofonista professionista e con questo genere di musica che poi mi ha portato a scegliere anche la mia strada di, certo. di musicista recuperata certo. dopo poi in altre strade a proposito di Perugia, dalla Perugia, ma perché ci sono po così poche occasioni di ascoltarti, e e eppure sei un musicista insomma, voglio dire, ormai noto in tutta Italia, perché ci sono così poche occasioni di ascoltarti a Perugia? Non lo so neanche io, non lo so ne anche io. Mm, sinceramente non ne soffro, <ride> non mi sono mai chiesto perché. Guarda, ho avuto una grande fortuna in una vita. Mi hanno sempre chiamato a suonare, certo. lo devo dire. Cioè per me è difficilissimo caratterialmente andarmi a proporre e chiedere qualcosa perché sembra sempre di rompere le scatole. E sinceramente, alcuni amici hanno detto sembra che Perugia si sia proprio totalmente dimenticata di te. Infatti, ma se questa deve essere la strada io va bene uguale. No, non è che me ne faccio né una sofferenza o né una cosa. Io sono qui, se mi vogliono, basta una telefonata e poi certo. va bene, uguale cioè però non, non va dell'emosinare a nessuno il concertino, la seratina o la serata, al concerto, le cose perché innanzitutto e questo è un consiglio che vorrei dare anche ai giovani andrebbe recuperata un pochettino la dignità del musicista perché spesso i giovani purtroppo per la voglia di suonare sono disposti pur di salire su un palco a barattare i loro anni di studio i sacrifici dei loro genitori la loro professionalità, perché quando uno, non è che uno dice devi essere pagato per forza, d'accordo, però se c'è un impegno professionale, un impegno professionale impone un pagamento, perché significa che tu tramite quel, quell'azione che compi vivi. Certo. ti guadagni da vivere, certo. ok? è la tua professione il è tuo la lavoro. tua professione, esatto l'unica differenza che c'è secondo me fra lo svolgere un'attività in maniera professionale o dilettantistica che certo. tu possa essere anche il più bravo dilettante del mondo amateur, come vogliamo definirlo, ok? è la differenza che comunque devi essere pagato certo. per quello che fai certo. poi magari la gente che decide poi non ti chiamano più, d'accordo e quindi... L ai giovani dico sempre attenzione non cercate di suonare quando vi dicono per farvi conoscere a tutti i costi perché poi spesso è difficilissimo farsi pagare per la prima volta e quindi è un discorso un po' delicato è un discorso molto, molto lungo molto, molto delicato sì. però spesso mettiamo da parte la nostra voglia di esibirci a tutti i costi se poi certo. dobbiamo comunque rinunciare certo. o sacrificare o soprattutto vedere che gli altri non danno valore a tutto quello che tu hai dedicato certo. de, di spazi della tua vita per poter arrivare a essere lì. Certo. Cioè, la musica non è una cosa facile, eh? parliamoci chiaro. Certo. Cioè, tutti dovrebbero farla, però vivere di musica oggi non è semplicissimo, come in nessun'altra professione, d'accordo? Però se tu già dall'inizio parti col fatto che la tua professione viene svenduta nel nulla sì, parti con il piede sbagliato. Esatto. Quindi... Senti. E, e, eppure io mi ricordo qualche eh, anno fa, mm -hmm. uh, un, un concerto al Ricomincio da 3 di Fabio sì. Giacchetta. Come no? Uh, saranno passati boh, 4-5 anni, forse. Mm -hmm. e, e mh, proprio riflettendo su quello che ascoltavo, mi è venuta appunto l'idea che ci sono mh, musicisti e musicisti. Io ho visto te quella sera proprio coinvolto uh, al massimo in quello che facevi, mm -hmm. sarà anche per il locale, il ricominciato da tre, eccetera, mm -hmm. eccetera che, che non è così ampio e che mh, dà quasi la sensazione di, di vivere con lo stesso musicista le, le emozioni sì. <ride> che provo. Davvero. Però ehm, io ho avuto occasione di riflettere in quell'occasione ehm, sulle differenze tra musicista e musicista, cioè musicista che impiega veramente tutto se stesso e musicisti mm -hmm. che vabbè, insomma, magari svolgono il loro compitino, tra virgolette, mm. e finisce lì. Insomma. Eh... Sempre domande facili e <ride> non <ride> provocatorio. No, va bene, guarda, io. È l'unico modo che conosco di svolgere la mia professione. Per me che suoni con gli allievi o che suoni con la Boston Symphony a me non cambia niente. Il mio impegno è sempre. è sempre lo stesso, sempre uguale. Primo perché uno non sa mai cosa può succedere. Magari la sera che tu prendi così sotto gamba che dici ma sì, ma tanto chi se ne importa, arrivederci e grazie, è proprio la sera che c'è la persona che invece potrebbe cambiare la tua vita. Certo. E e sembra strano, a me è successo eh. penso, suonavo <ride> con la Perugia Big Band a Norcia alla Sagra della Salsiccia degli di, di affettati di Norcia di quella cosa del genere, la festa che fanno sempre e, e quella sera chi mi trovai lì dentro? Pippo Baudo che era salito insieme a a Ricciarelli che poi alla fine del concerto venne là e fece oh, io devo fare Domenica Inn adesso parlo con Biriaco io capisco è eh, Bruno Biriaco Bruno che me... ma questo è... adesso glielo dico io ci penso io e a me a settembre hanno fatto il primo contratto in Rai con la prima edizione di Domenica Inn dei, dei Giovani Talenti questa è stata la storia quindi, quindi sei legato professionalmente anche a Pippo Bauda purtroppo ha fatto lui l'ho fatto io è vero anche a me <ride> è vero è vero no no è vero quello che, che è giusto, che va riconosciuto, va detto. Sempre grande gratitudine a chi mi ha aiutato. Ecco, un'altra domanda, diciamo così, che esula un po' questa volta dall'ambito dalla, dall musicale vero e proprio, eh, per conoscere anche un po' Francesco, Francesco Santucci eh, in, altri, in altre vesti. Come, come impieghi il tempo che ti lascia la musica? Dunque il tempo è sempre pochissimo, però come tutti sanno e ho tenuto appunto tantissimo a questa cosa, condivido la mia più grande passione con uno dei miei più grandi amici, fra l'altro, che poi è stato anche l'altro mio maestro di pesca, a Bruno Canfora devo tantissimo per le cose, eh? che è Luca Castellani, Fly Fishing Guide. Eh, vieni Luca, dai dai perché si vergogna, invece va assolutamente presentato, perché anche lui come Bruno Canfora mi ha raccolto che se no che riuscivo a lanciare una coda, E me ha fino a... Vieni, siedi, sì, siedi, siedi, Dai. siedi. E mi ha portato fino a, alle catture, ragazzi. Mica a scherzi, a costruire le mosche, tutto eh, qua. Va bene eh, perché sei ospite nostro. Ma è, appunto, peggio di così. <ride> e quindi, niente. La, la mia più grande passione è la pesca, che ho la fortuna di condividere con un amico come Luca. E quindi, quindi eh, diciamo che mh, sei full time impiegato tra musica e pesca. Sì, vorrei di più fra pesca e musica <ride> in questo periodo. Però. E cani cani, ah, cani. i cani, sì, ai sì. cani. Altra ragione della mia vita: gli animali, sì, ma soprattutto i cani. I cani, altra sì. passione: enorme. Che sì. cani hai? Ho i bovari del Bernese. Ah, bene, questo in questo momento quattro bovari del Bernese che ti impegnano il giusto Eh, abbastanza <ride> anche abbastanza. perché per gli spostamenti, i movimenti ma quello sì, in parte ma sì. sono, sono razze a cui devi dedicare tempo eh? tempo anche sì i sì, sì, certo. certo, certo. di grandi quindi non mi sono nella alimentazione corretta anche questa passione divisa fra l'altro sempre con il mio amico di pesca perché anche Luca ha <ride> tre Terranova quindi ancora più grandi dei miei <ride> complimenti, anche Terranova non scherzano non male sì e quindi e niente, si va avanti così. Adesso una seconda occasione di ascoltare musica, il secondo brano, perché il primo l'ha già eseguito. Più bello secondo il tuo parere? Ah, Allora, guarda, diciamone uno perché i brani più belli sono sempre molto difficili. Cioè, certo. non esiste un brano. Più bello. Come fai a dire quello è più bello, quello è meno bello? Uno che ti sta di... particolarmente a cuore? Okay. che ah, Grazie. Estate di Bruno Martino. Estate, ah, estate di Bruno Martino. Che è anche ormai uno standard suonato, suonato in tutto il pianeta. Sì, da tutti i no? più grandi jazzisti. Sì, infatti. Mm -hmm. Ecco, proprio a proposito di jazz, eh, ti volevo fare una domanda che può apparire mm -hmm. un po' eh, astrusa, ma tu, nelle tua mh, diciamo, completezza di musicista, qual è la. la eh, Parte che più ami, vale a dire la, la, gli arrangiamenti, la composizione, l'interpretazione, eh, le improvvisazioni, gli assolo, mm -hmm. eh, qual è quella in cui trovi maggiore gratificazione? Sempre quella che farò dopo. <ride> cioè, non, non lo so, per me scrivere musica ormai è diventato forse la mia principale attività, non lo so perché. Devo dire che ho avuto grossissime soddisfazioni non ultima adesso l'incisione da parte di Opus Ludere, questo gruppo flauto e chitarra molto molto bravi che hanno fatto un progetto secondo me interessantissimo, un progetto eh, incentrato sul tango, ma fatto esclusivamente da, da autori italiani, uh -huh. quindi hanno commissionato tutte le opere di questo disco ad autori italiani. E, devo dire che a, a me addirittura sono stato fortunato perché hanno inciso tre brani mm -hmm. ma soprattutto perché l'etichetta di produzione è un'etichetta giapponese certo e devo dire che Davide Sciacca e Domenico Testaia hanno fatto un lavoro eccezionale quindi eh, dicevamo appunto nel... Articolazione, diciamo, del, del, dell'essere musicista in tutte le sue varie componenti, eh, sicuramente, a, a quanto mi pare di capire quello della scrittura è un momento molto importante, giusto? Sì. E mi stavi dicendo appunto, stavi parlando di eh, questo oh, questa selezione che è avvenuta eh, in, in Giappone no in America. In America sì. Eh, che eh, ha uh, stabilito eh, te come vincitore e se non sbaglio anche come secondo arrivato rispetto a... Ci puoi spiegare meglio? Sì, è stata una, ovviamente un'esperienza bella. Eh, praticamente è un concorso bandito dalla NFA, sì. National Flute Association Americana Quell'anno era per composizioni libere, però ovviamente dedicate al flauto per prime e non so quante mille partiture ci fossero in, in concorso addirittura, e però lì la caratteristica è che tutte le partiture vengono contraddistinte da un motto, mm -hmm. contenuto in una busta che poi nella busta ci sono i dati anagrafici ovviamente certo. del compositore, Proprio per non avere le minime influenze, le cose e tutto quanto. Bene, eh, alla fine sono arrivati in apertura che dice che discutevano su due brani. Poi hanno detto, va bene, apriamo le buste, hanno vinto questi due brani, vediamo di chi è. Primo premio Francesco Santucci, benissimo. Secondo premio Francesco Santucci. <ride> A ah, quello fa, no, questo è il primo, hai già scritto. No, no, secondo premio, guarda eh, eh, se ne sono accorti, ovviamente sono stato contattato e mi hanno detto, guarda che mh, non assegniamo mai due primi premi, ma verrà, cioè due premi allo stesso compositore, Comunque verrà scritto nella pagina dell'NFA di questa cosa qui e praticamente mi hanno dato il primo premio assoluto eh, di quell'anno per la sezione delle, delle opere nuove e la menzione d'onore però al, al brano che sarebbe dovuto arrivare secondo. Stiamo Quindi addirittura 8 uh, anni fa. 8 anni fa. Otto anni fa, una cosa del genere, Fantastico. sì. Da Fantastico. Lì. E poi da lì si è aperta tutta una fila di commissioni ovviamente certo. che vanno ancora certo. avanti certo. oggi. Certo. Sì. Bene, eh, che dire? Io direi di avviarci verso la conclusione di questo certo. incontro. Eh, chiuderei in bellezza, ci fai ascoltare un altro, un altro brano di quelli che tu prediligi o, o che in, a cui in qualche modo sei legato. E ti ringraziamo naturalmente. Grazie a voi, grazie a tutti. Ti ringraziamo naturalmente della tua presenza qui con noi. E, che dire, buona musica. Grazie, e grazie a voi, buona vita. Grazie, Claudio, per il tuo tempo. Grazie, grazie per tutto. a tutti.